Va bene, io sono uno di quelli il cui padre non lasciò andare a vedere i Beatles, che sono del 52, nel 65 avevo 13 anni, ma mio papà non mi lasciò andare, quindi mi dispiace molto, ma sono uno di quelli. Vi facciamo ascoltare 6 canzoni che abbiamo in scaletta dei Beatles, e io appunto ho un repertorio con i cori che dirigo, legato proprio alla musica di quel periodo, perché per quanto mi riguarda è una musica importante non solo dal punto di vista squisitamente musicale, ma proprio come fenomeno sociale, quindi i contenuti che venivano veicolati non solo dal testo, ma anche proprio dal comportamento, dal senso di rottura generazionale che poi si è attinta anche di impegno sociale, di impegno politico per alcuni, è nata poi la canzone d'autore, la canzone di protesta, eccetera. Quindi è una canzone che mi ha sempre, non solo fatto parte della mia adolescenza, ma è un modo, un approccio alla canzone che mi ha sempre coinvolto fino a quando ero ragazzino. E io ho iniziato a suonare proprio perché avevo visto i Beatles, soprattutto no, i loro 45 giri, poi anche gli Stones e tutto il resto, ma l'incipit in qualche modo mi è stato dato da loro. E vi facciamo ascoltare un po' di canzoni, ne abbiamo appunto in repertorio 6, e una delle quali resa a cappella. Partiamo con la prima. La prima è I Should Have Known Better, poi dopo faremo Hardest Night, poi Bleed With Me, poi Help e poi faremo un'esecuzione a cappella. Da guarda è molto delicata, molto grandissimo pezzo, per chiudere poi con le DP. Ecco, questo è un po' il quarto d'ora che, visto che le canzoni di Beatles sono soprattutto le prime, molto molto brevi, no? In quegli anni lì, poi dopo diciamo da Jude, questo, anche loro sono stati degli innovatori in questo senso, quindi Jude aveva un finale lunghissimo, un 45 giri che durava tantissimo, ormai il crescendo lo sono, era intorno ai 3 minuti, poco meno o poco più. Ok, facciamo la prima canzone, Coro Dario, grazie, un po' che ci danno, un sacco di coristi, non sono altro, riusciamo a essere e quindi ce la metteremo comunque tutta, grazie.
Beatles si prestano molto bene a essere quasi tutti i brani, proprio perché cantavano già, come dire, almeno a tre voci, e quindi si prestano. Io ovviamente, diciamo, sperando di non aver rovinato i brani, mi sono intervenuto realizzando ovviamente una riarmonizzazione in senso polifonico moderno di brani che magari alle origini non avevano così tante voci, nonostante quello che ho detto prima, che i Beatles hanno sempre cantato a più voci. Oh,
grazie, vi salutiamo con l'ultimo brano che è stato anche uno degli ultimi brani dei Beatles, che è Let It Be. Intanto colgo l'occasione, un applauso per gli incontrati.
per chi ha voglia e tempo.